Allora, mister Scarnecchia, una sconfitta che brucia per come è venuto nel secondo tempo, anche se un po' forse nel primo tempo ce lo siamo cercato. Sono poche parole in questo momento da dire, dico solamente che la mia squadra ha giocato il secondo tempo. La squadra che voglio io è quella del secondo tempo, quella che facciamo mercoledì, che facciamo il martedì, che facciamo il giovedì, che ci scaldiamo e facciamo 11 contro 0 il sabato, quella è la squadra. Abbiamo regalato un tempo, abbiamo regalato due gol alla prima in classifica, per cui... E poi due gol anche forse regalati da qualche decisione arbitrale. Perfetto, ok, ha sbagliato anche l'arbitro, poi ha regalato due gol. Il problema non è questo, il problema è che noi non dobbiamo andare 2-0, perché comunque loro il primo tempo hanno assolutamente meritato. Per cui noi se regaliamo un tempo agli avversari è normale che poi dobbiamo faticare per recuperare. Poi recuperi e ci sta che poi prendi anche un altro gol in fuorigioco. Il calcio è questo. Cominciamo a chiudere la partita dall'inizio e poi vediamo. Come mai questo è Dertona doppia faccia? Questo è probabilmente caratterialmente sappiamo che non siamo brillantissimi ed è normale la situazione della classifica un po' precaria, vai sul campo della prima, io avrei giocato in un'altra maniera naturalmente, però io sono in panchina, non sono in campo, per cui. Però il secondo tempo ha fatto vedere che contro la prima il Dertona non è inferiore a nessuno. Questo l'abbiamo già detto da Chieri, abbiamo già detto da sono sei domeniche che io sono qua o sette, ho perso anche il conto, e comunque abbiamo visto che la squadra può giocarsela con tutti, assolutamente, ed è superiore, il secondo tempo è stata superiore alla prima classifica, ma alla grande superiore. Però il problema è che la classifica parla, loro hanno preso 3 punti, noi 0 andiamo a casa. Questa è l'unica cosa che bisogna riflettere. Dobbiamo capire che nel momento in cui noi entriamo in campo dobbiamo giocare con l'atteggiamento del secondo tempo. I ragazzi lo sanno che io voglio questo, sono sicuro che mi daranno soddisfazione per andare io. Ecco, una classifica che diventa pesante, però che siamo all'inizio. Non merita. Però. Siamo all'inizio, non è pesante, siamo all'inizio. All'inizio è chiaro che adesso c'è 3-4 domeniche ancora e dobbiamo assolutamente fare risultato per toglierci da questa situazione. Ma i ragazzi hanno tutte le possibilità di farlo perché è una squadra che sa giocare, una squadra che gioca e quando tira fuori il carattere si è visto il secondo tempo di oggi. Ecco, poi si recupererà anche qualcuno a centrocampo. Sicuramente abbiamo un po' tanta assenza, Montigelli, Temperino, Giglio che era a mezzo servizio, insomma è normale che con tutta la rosa completa magari avremmo potuto fare qualcosa di più, ma non è un fatto di giocatori, è un fatto di atteggiamento, un fatto di temperamento, un fatto di come si inizia e come si inizia la gara e quando l'arbitro fisica, è solamente una questione di convincersi. Sembra quasi che la squadra cominci a giocare quando... No, la squadra è timorosa, quando giochiamo che invece segniamo, che magari siamo in vantaggio, ci impauriamo lo stesso che come quando siamo 0-0 che andiamo a contare la prima classifica. Questo non deve succedere, dobbiamo assolutamente cambiare la testa e metterla come il secondo tempo. Bisogna farlo però abbastanza velocemente. No, e già lo dobbiamo fare da oggi, abbiamo fatto con un tempo di ritardo e abbiamo preso 2 gol, per cui sappiamo che dobbiamo lavorare su questo ed è quello che noi l'unica diciamo consolazione è che abbiamo giocato alla pari se non meglio della capolista. Ma a me le consolazioni non mi interessano, mi interessano i punti, e i punti li facciamo se noi giochiamo dall'inizio come abbiamo giocato secondo te. Ok, grazie.